Però il libro bianco che avete presentato oggi mette in luce il fatto che serve un approccio di genere in medicina. Che cosa significa? Assolutamente, a partire dallo sviluppo dei farmaci per rispondere alle caratteristiche della fisiologia femminile, che addirittura ha espressioni geniche diverse rispetto all'uomo. E quindi l'impegno è incessante ed è un impegno che oggi vede oltre 600 studi clinici dedicati alla popolazione femminile per dare delle risposte, migliorare gli outcome di cura, ma molto deve essere fatto ancora per migliorare la sensibilità istituzionale, sociale, all'interno dei percorsi di accesso alla salute, quindi a livello regionale e territoriale, dove il nostro impegno è a fianco della Fondazione Onda per creare più consapevolezza, per stimolare i governi e le istituzioni a fare, a prendere delle iniziative concrete. Allora, se l'industria farmaceutica oggi traina la produzione industriale, l'export attraverso tutte le industrie nel nostro paese, il 50% è merito delle donne. E quindi per noi è un valore e vogliamo essere un esempio in questo positivo per aiutare le istituzioni ad essere più eque e gli altri settori industriali a seguire la stessa strategia. Ripeto, l'inclusione, chi fa innovazione fa cultura, la cultura crea inclusione e diversità perché è ricchezza. E quindi numeri alla mano, oggi siamo in grado di dimostrare questo, e che si traduce poi in opportunità eque, nella possibilità di avere degli strumenti di welfare dedicati e quindi alla fine rendere il nostro sistema migliore. Abbiamo tanto da poter condividere e quello che crediamo è semplicemente di essere ascoltati, perché può essere messo a fattor comune nel beneficio del paese e della collettività.